Quindi poco più di mezzo grammo? Sì, più o meno sì. Ok, mezzo grammo che è Quindi. il classico quantitativo che uno inizia di solito quando è nato, si mette a mezzo grammo più o meno. Sì, ma difatti me l'ha detto il mio coach, posso farti diventare enorme in un anno e mezzo, ma non è questo il mio No, obiettivo, beh, quindi infatti mi ha fatto cominciare. già con mezzo grammo da natural penso che già l'hai sentito e Sì, me l'hai però, confermato. no, sicuramente l'ho sentito, però vedi anche te gente su Instagram che da un anno ti passa da così a essere grosso come una casa e lì dici, Ah, lì dico. forse lì le quantità sono un po' più alte. Nattiniani e benvenuti in questo nuovo video con un intro in una location a dir poco da panico. Vi presento questa nuova esclusiva puntata del Natticast. Come saprete, se avete seguito l'ultimo episodio della Teo TV, questa puntata sarà incentrata nella figura di Edoardo, un ragazzo giovanissimo di soli 22 anni, classe 2002, che nell'ultimo anno e mezzo di lavoro, utilizzando un'integrazione chiaramente non naturale, ha messo 30 kg di massa addosso e da poco ha fatto la sua primissima esperienza sul palco. E ho deciso quindi di andarlo a conoscere, andarci a fare una chiacchierata molto intima per cercare di capire cosa l'ha portato a decidere di fare una scelta così importante in un'età così giovane? Andiamo quindi oltre il Matrix, come sempre. Quest'oggi non ci sarà quindi un personaggio, assolutamente no, perché siamo stufi, ma una persona che ha deciso di mettersi a nudo, di uscire fuori dallo stigma del bodybuilding che abbiamo in Italia e dire tutta la realtà dei fatti, sia del suo percorso individuale come persona che come atleta. Prima di lasciarvi al video, vi ricordo quanto sia importante per noi, per me, per tutto il mio team, il vostro sostegno. Quindi lasciate un like, un'iscrizione al canale. Se volete sostenerci in maniera anche più concreta, vi ricordo l'utilizzo del mio codice sconto TeoTeam su Prozis, regalo in omaggio. Vi seguo su Instagram, solite cose. Questo è veramente importante anche perché vi faccio in questo video un grosso spoiler, una comunicazione veramente importante che mi rende orgoglioso. Abbiamo terminato la registrazione della prima stagione del Natticast, come avete visto in differita, in quanto io sono a Tenerife, con ospiti da tutte parti d'Italia, ma presto tornerò in Italia perché ho deciso che farò un tour sulla penisola dove registrerò di presenza, in presenza, la seconda stagione con ospiti che non voglio spoilerarvi. Ci saranno sia personaggi, anche non del mondo del fitness, che soprattutto persone. Anche i personaggi voi li conoscete come personaggi, ma io voglio portarli qua per distruggere le loro maschere. Loro vorranno toglierle e mostrarvi e raccontarvi delle persone. Perché io penso che il social, il fitness, ma a 360 gradi il mondo del social abbia bisogno ora più che mai di persone reali che hanno voglia di raccontare la loro storia e che possono essere di estrema motivazione per chi ha la sensibilità di volerli ascoltare, di poterli ad ascoltare. Ho parlato fin troppo, vi lascio al video e a questo splendido panorama tenerifiano. Mi stavo quasi dimenticando che se clicchi nel link in bio puoi avere accesso a una consulenza gratuita direttamente in videochiamata con il sottoscritto per il mio servizio di coaching online. Quindi se mi vuoi dare la tua fiducia per raggiungere risultati che non hai mai raggiunto in maniera natural, salutare e sostenibile, questo è il mio lavoro. Tenevo subito ad accoglierti con questa domanda, perché immagino che se tu sia qua perché hai voglia di raccontare qualcosa, poi entriamo nello specifico che voglio ovviamente che ci racconti chi sei dalle origini. Vabbè, quando ho visto il tuo messaggio inizialmente non ti conoscevo, poi mi hai spiegato, mi hai fatto la proposta, io appunto non ho problemi a parlare di queste cose e quindi ho accettato, anzi mi fa piacere perché almeno informi la gente che ha dei pregiudizi che non sono fondati e quindi diciamo che ci fa anche un po' di esperienza. Esatto, secondo me, guarda, io sono molto contento di questa intervista perché è drammaticamente difficile trovare persone, ragazzi giovani, che hanno il coraggio di spogliarsi e di raccontarsi in un mondo dove sappiamo bene che, anzi, la scelta ovviamente quella
più conveniente, che non è data dal fatto del giudizio delle persone, ma data da un discorso prettamente di marketing, è quella sempre di passare per fenomeno genetico. Anche perché io ti dico, appena ho visto la tua condizione, io ho detto, caspita, questo qua è un ragazzo che comunque ha portato un signor pacchetto, anche perché era la tua prima gara, giusto? Se non erro, mi dicevi? Sì, esatto, la prima gara mi alleno seriamente da un anno e mezzo. Ho fatto circa un anno di bulk e il restante periodo di taglio di 3 mesi, nei Prima quali ho gara. perso 21 kg. Wow, ora entriamo nello specifico. Prima gara come classic physique, giusto? Se non erro. No, Hai fatto anche come bodybuilding? bodybuilder. Ah, Io ho bodybuilding! Ah, fatto grande! solo juniores bodybuilding, solo Ah, quella categoria l'ho juniores, fatto. bello, bello, bello. No, sono contento perché è Sì. una categoria che ora tutti vanno su Men Physique Classic. Io da preparatore ho un sacco di atleti, mi manca il culturista, che è una categoria che è proprio per, secondo me, i veri, veri, propri appassionati di questo sport, Beh, diciamo. diciamo che inizialmente quando mi sono interessato a questa cosa del fatto di gareggiare, ok, volevo gareggiare nella categoria cioè, Classic Physique, scusami. Ok, e quello che stavo dicendo prima, che comunque appunto ho apprezzato la tua schiettezza, io comunque ribadisco, appena ti ho visto, qua, questo qua è un bel ragazzo, io di primo acchito non ho pensato che ci fosse dell'integrazione, poi ovvio se uno ha l'occhio, io ho visto il video di Mr. Forense che saluto, Certo, che beh, certo. con cui sono in ottimi rapporti, ho visto il video, ho detto, caspita, questo ragazzo qua, visto che sei molto giovane, quanti ne hai, Edo? Iniziamo a farti qualche domanda, che sono curioso. 21 sono del 2002. 21, classe 2002, ok, poi dato questa condizione che qua metteremo da qualche parte, che comunque è un'ottima condizione, ma che mi fermerei ad analizzarla dopo. Ho detto io lì per lì è una condizione che comunque secondo me potevi raggiungere da un altro, ma ora non è questo il fulcro del discorso. Io vorrei fare un passo indietro. Da quant'è che ti alleni? A che età hai iniziato? E dopo quanto poi hai deciso di intraprendere un percorso agonistico con le relative conseguenze decisionali di cui stiamo già parlando? Ecco, vorrei Sì. partire dalle origini. Ora siamo partiti dal perché siamo qua. Quindi da questa gara che ha portato quest'ottima condizione, da questo video di Forense dove tu appunto hai detto che hai integrato. Io ora vorrei fare un passo indietro, tornare alle origini, proprio dal giorno zero. Ok, ho cominciato circa 3 anni fa ad allenarmi in palestra, però molto soft, Ok. niente di che. E dopo c'è stato un cambio di gestione della palestra dove mi alleno. E ho visto che erano subentrate delle persone che, rispetto a quelle che c'erano prima, avevano certi tipi di volumi, certi tipi di definizioni. E da lì ho cominciato a guardare un po' su Instagram, così internet, e vedevo questi che gareggiavano, ancora non conoscevo nessuno, però vedevo sta gente qua, tutti grossi, tutti definiti, e ho detto, cazzo, voglio farlo anch'io. E allora, giusto, penso 2 settimane dopo che è cambiata la gestione, ho parlato col direttore e gli faccio, guarda, io vorrei gareggiare. E da lì è iniziato tutto il mio percorso. Quindi 3 anni fa hai iniziato in palestra, poi c'è stato questo cambio gestione, dopo quanto tempo che ti stavi già allenando? Circa un anno e mezzo. Ok, quindi un anno e mezzo, tu inizi Sì. palestra, perché inizi palestra? Ma ho iniziato perché allora facevo prima rugby, poi mi ero stancato dopo 2 o 3 anni per via degli orari che dovevi seguire tutto. Ho detto, cazzo, voglio allenarmi con tutta la calma e la pace del mondo, avere i miei orari e la mia routine. Quindi ho optato per la palestra. E da lì ho fatto un anno e mezzo. Fai 6 mesi sala pesi. Dopo ho conosciuto un ragazzo di Bergamo e ho iniziato col calisthenics. Sono stato nel mondo del calisthenics per circa 7-8 mesi, dopo ho capito di Ok. avere un fisico troppo grosso, perché come ben sai nel calisthenics devi viaggiare sui 72-75 kg e io a quel peso non ci sarei mai arrivato, e quindi Filippo deve essere una fatica Picci immensa. non sarebbe d'accordo. Non so se lo conosci. Quindi fai No, lo calisthenics, conosco. quindi sala pesi più calisthenics, scusate ti interrompo che cerco di mettere a posto i tasselli, arriviamo più o meno all'anno e mezzo di stop dal rugby, Esatto. inizio della pesistica, con questo Esatto. cambio della palestra in cui andavi a livello gestionale, cioè di capire banalmente, prima c'erano magari classici istruttori, magari un po' più anziani, che si facevano un po' più Sì, fitness, poi è esatto. arrivata gente grossa e magari non del mondo natural, mi sembra di capire, giusto? Esatto, sì, non E del mondo questo natural, non facendo nomi, però sì. è successo dopo, ecco. Allora, ho iniziato appunto cioè proprio con questa frase, io ho detto, guarda, io vorrei gareggiare. Da lì, piano piano, giorno con giorno, ci siamo messi lì, mi ha spiegato a grandi linee come sarebbe stata la
la mia preparazione, cioè allenamenti, cioè proprio la mia vita in generale, come sarebbe diventata. E Ok, puoi poi. raccontarci qualcosa di come sarebbe cambiata la tua vita, cioè più allenamenti, una dieta più ferrea, cioè la presentazione che ti è stata fatta di Ah, questo mondo, sono curioso. ok. Beh, che sicuramente gli allenamenti non sarebbero stati come mi allenavo prima, perché detto fuori dai denti, andavo in palestra, spolveravo le macchine in quell'anno e mezzo lì di Ok. transito che ho fatto. Ho iniziato io con una dieta, prima per eliminare tutto il grasso in eccesso che avevo, perché pesavo 94 kg, ero sporco, non avevo così Quanto sei tanto alto? muscolo. 1,80. Ho Ok. fatto inizialmente 3 mesi di, tra virgolette, taglio, che non è esattamente come un taglio da gara, però comunque mi ha aiutato a perdere peso. Infatti sono passato dai miei 94 sporchi agli 80 puliti. Quando sono Ok. arrivato a 80, che ero abbastanza in condizione, ho deciso di ripartire. Abbiamo deciso di ripartire insieme al coach, e da lì ho iniziato il primo mese. In fatto di preparazione di proteine, aminoacidi, quelle cose lì, inizialmente prendevo qualcosa, però cioè, col tempo ho visto che non mi servivano. Cioè, avevo la voglia di spingere, avevo la convinzione, mi sembravano soldi buttati via. Infatti, ad ora non utilizzo nessun tipo di integrazione, io per dirti. Niente, col mese di assestamento, 3 mesi di taglio, siamo partiti col bulk, e dopo circa un mesetto mi ha messo davanti a questi prodotti, che non erano inizialmente iniettabili, ma erano delle compresse che mi avrebbero aiutato ad aumentare di massa. E fin Ok. lì ho detto va bene, ci sta, non è un problema. Dopo, cioè, ho fatto un ciclo di un mese e mezzo, solo esclusivamente di pastiglie, e dopo mi fa: guarda, questo è stato un intro. Adesso bisogna fare un glow up, perché per gareggiare come vuoi te, perché io ho fatto vedere determinati fisici e lui di conseguenza mi ha detto quello che sarebbe servito, perché come ben sai, ma certi volumi, certe definizioni, d'altronde senza prodotti non si possono raggiungere. Quindi mi fa: se vuoi raggiungere quegli obiettivi lì, hai un determinato percorso da seguire e devi utilizzare determinati tipi di prodotti. Se ti va bene, continuiamo, se no continui, ti fai la tua categoria natural, palchi natural, e non c'è nessun problema. Non è che mi ha obbligato, che sono stato proprio io a decidere. E dopo 2 settimane mi ha procurato questi prodotti, e da lì è iniziata la mia preparazione. Quindi, se non di capire, te ti sei fatto il nostro anno e mezzo di palestra, hai iniziato con questo preparatore che è lo stesso che ti seguo attualmente, mi sembra di capire, hai fatto un tre No, mesi, no, l'hai l'ho cambiato, cambiato, raga. ok. Non è più quello che vedi nel video, che comunque Ah, era il mio vabbè, preparatore, era il mio ma è poco coach. importante, quindi te avevi C'è prima stato un altro preparatore. un cambio di mezzo. C'è Ok, stato un ora cambio di ci mezzo. arriviamo. Quindi hai avuto questo cambio della Ok. palestra, questo cambio di coach, tre mesetti di ricomposizione corporea dove hai perso una quindicina di chili da natural, giusto? Dopo Esatto, sì. Esatto, 3 mesi hai iniziato con gli orali, giusto? sì. Ok, per quanto tempo prima di arrivare al secondo upgrade che ti è stato detto? Quindi la prima upgrade ti ha detto, ok, vuoi diventare così? Facciamo 3 mesi di dieta da natural e iniziamo con gli orali. Poi dopo quanto tempo invece ti è stato detto, guarda, però se vogliamo alzare ulteriormente l'asticella, gli orali non bastano più. Allora, dopo circa 2 mesi, perché conta il Ok. ciclo, il ciclo di orali, che mi è durato 1 mese, 2 settimane, mi ha fatto questo discorso. Dopo 2 settimane sono arrivati i prodotti, e da lì ho cominciato. Quello che mi ha dato la convinzione per farlo è stato il fatto che ho detto: faccio qualcosa di diverso, mi distingo, oppure resto uguale a tutte le altre persone. Diciamo che è stato questo l'input che mi ha fatto cominciare. Volevo analizzare appunto prima di entrare, che appunto perdonami se ti ho interrotto nella fase diciamo iniettabile, volevo appunto analizzare questi primi mesi di orali dove hai visto sicuramente dei bei benefici come chiaro che sia. E questi mesi qua, al di là dei benefici, hai avuto dei cambiamenti, degli eventuali effetti collaterali piuttosto che dei cambiamenti, non lo so, sul mindset, cioè come hai visto rispondere il tuo corpo, al di là del discorso prettamente muscolare, quindi dei gains, dei Ok, risultati. per il resto di quello che mi hai appena chiesto,
diciamo che ero consapevole di questa cosa, che i prodotti avrebbero potuto reagire in malo modo, cioè come ad esempio quelli che gli esce l'acne, e ciò vuol dire che non riesce a recepire il prodotto. Mi stai dicendo che comunque il tuo coach ti ha fatto un bel preventivo di quelli che erano i rischi, di quelli Esatto, che erano. esatto. E che, di che rischi Sì. ti ha parlato? Ora siamo ancora nella fase orale, premetto, a livello di racconto, Ah, di storytelling. ok. Allora, diciamo, restando sempre nella fase orale, mi ha parlato dei rischi che c'erano, però mi fa, guarda, a orale sei molto limitato in fatto di rischi, ti avverto su quelli che ci potrebbero essere con gli iniettabili, Ah, allora raccontami di che, quelli iniettabili. ai quali comunque non sarei andato incontro perché avevo un coach con la testa e tuttora ho un altro coach con la testa, che mi facevano fare periodi di ciclo e periodi di stop pari appunto per evitare questa cosa. Per esempio, mi facevo il mio ciclo da 1 mese e mezzo, ogni durata del ciclo equivaleva a un periodo di stop in cui staccavo tutto, sia orali che iniettabili, e Ok. quindi diciamo che minimizzi tutti i rischi. E quindi problemi non ne ho mai avuti, diciamo, cioè non ho mai riscontrato problemi che mi hanno fermato con gli allenamenti, mi hanno fermato con l'alimentazione, non mi hanno mai dato problemi di testa, di umore. Ok, per il Ovvio, momento una buona. Dimmi. qualche problemino, scusami, qualche problemino in taglio, perché giustamente sai, Anche con la natural, dieta che ti. anche Esatto, ecco, natural, te lo mi hai già garantisco. capito, mi hai già capito. Te lo garantisco. Tra un ciclo e l'altro facevi qualche analisi specifica o prima degli iniettabili non avevi ancora fatto nessuna analisi di controllo, intendo, non so, ecco addome, piuttosto che elettrocardiogramma, piuttosto che urine, sangue, o hai iniziato gli iniettabili Allora, senza nessun approfondimento? ho iniziato, so che non è giusto, però ho iniziato senza nessun controllo, Perché non e ne il primo sentivi il bisogno, controllo, magari, dicevi sto sì, bene, esatto, cioè ok. proprio non ci ho pensato, ho iniziato e basta. E non ti è E il stato primo detto però, controllo l'ho fatto dopo cioè, 6 mesi. te non ci hai pensato, però non ti è stato richiesto o consigliato. No, no, mi ha avvertito il mio coach, mi ha detto comunque di fare dei controlli, poi sai come hai 20 anni, ti dimentichi, non c'è voglia di Sì, chiamare il ok. dottore, quindi poi non ci pensi più, non li fai. Dopo 6 mesi mi ha proprio obbligato, mi ha detto tu adesso mi fai dei controlli e mi fai vedere che stai bene, se no non mi avrebbe fatto andare avanti. Ok, quindi inizi gli iniettabili, dopo 6 mesi fai i primi controlli, giusto? Esatto, sì. Ok, perfetto. E gli iniettabili questi primi 6 mesi come vanno? Quanto più o meno un ciclo, quante settimane durava? In questa fase hai visto dei benefici migliori? Qualche effetto invece magari negativo? Come sono andati questi primi 6 mesi? Che sono molto curioso. Allora, in questi 6 mesi ho fatto 2 cicli, sempre di 1 mese e mezzo, perché per via del multidose e delle quantità settimanali mi durava esattamente 1 mese e mezzo. Ho fatto il primo mese e mezzo senza nessun problema, nessun riscontro negativo, cioè è stato proprio solo un glow up, cioè in fatto di fame, di spinta, cioè, di energia in palestra, di chili messi, perché al primo ciclo ho messo 15 kg, per dirti. Wow. E quindi solo benefici. Ho fatto il mio mese e mezzo di ciclo, come ti ho detto prima, 1 mese e mezzo di stop, staccato tutto, iniettabili orali, e dopo un altro mese e mezzo di ciclo con prodotti differenti, ed anche lì ho avuto solo benefici e nessun riscontro negativo. Fino ad ora non ho avuto nessun riscontro negativo. Ok, quindi questi primi 6 mesi, quindi più o meno metà preparazione. Ok, sto cercando di dare un Esatto, ordine sì. cronologico. Quindi un anno fa ci facciamo i nostri primi 6 mesi, praticamente 50-50, giusto? Quindi praticamente perché facevi un mese e mezzo on, un mese e mezzo off, un mese e mezzo Sì, on, un mese e mezzo off. esatto. Nei mesi di off facevi un PCT, qualche appunto terapia post ciclo per provare a mettere a posto i valori? Penso di no, perché mi hai detto che i primi controlli li hai fatti al termine dei 6 mesi. Esatto, tenevo solo degli estrogeni per riequilibrare il tutto post ciclo, magari, ma periodi Ok. di una settimana e mezza, più o meno 2. Quando staccavi in questo mese e mezzo, che cambiamenti vedevi a livello mentale e fisico? Vedevi una regressione? Tutte queste energie che avevi quando eri sotto le Certo, perdevi? certo. Muscoli quanto perdevi? Raccontami un po' l'off, sono Allora, curioso. in off, a livello mentale, come ti ho già accennato prima, non ho riscontrato nessun Niente. cambiamento, nessun problema. Ci cioè, sono sempre stato sano a livello di testa. E, mentre invece a livello fisico,
non è come pensano tutti che toh, smetti di doparti, perdi tutto, è una cazzata. Se tu continui col tuo range di allenamento, con la tua alimentazione, è ovvio che vai a perdere un pochino, ma perché non hai più il boost di quello che è il Certo. prodotto. Però comunque resti sul tuo range di lavoro, non è che da, per dirti, 600 kg in press passi a 200, cioè non bisogna pensare a Sì, questa sì, cosa. sì, sì. Ovviamente le ripetizioni magari diminuiscono, qualche chilo in meno sulla macchina glielo metti, però comunque se continui con il tuo focus, diciamo che non perdi molto a livello Ti di. sei mantenuto abbastanza bene, diciamo, nel Esatto, sì. periodo off. Ok, quindi arriviamo ai primi 6 mesi della fase iniettabile, che decidi quindi, dici ok, mancano 6 mesi alla gara, giusto? Prima faccio dei controlli. Che tipo di controlli hai fatto e come sono andati, ti vorrei chiedere. Allora, ho fatto dei semplici esami del sangue, nulla di più, nulla di meno, con richieste da parte del mio coach, che ora non ricordo tutto, ricordo solo che mi aveva chiesto, per dirti, esami del testosterone libero e comunque quattro voci che mi aveva domandato lui per appunto controllare i valori che andavano con cioè, che bisognava tenere monitorati. E ho fatto gli esami, è andato tutto bene e da lì ho continuato. Ok, Scusa, sì. arriviamo per gradi alla gara, quindi ora siamo a 6 mesi dalla gara, hai fatto il controllo del sangue e i controlli e più o meno i valori, abbiamo detto che c'eravamo, quindi a quel punto immagino che hai riniziato con gli stessi prodotti, con gli stessi dosaggi o hai fatto un ciclo diverso rispetto ai primi 6 mesi? Tieni conto che io per ogni preparazione, cioè ogni ciclo, cambiavo sempre prodotto, ma perché il muscolo dopo un mese e mezzo di ciclo che riceve quel prodotto ormai è pieno, va cambiato per dargli degli input differenti con prodotti differenti e per vedere risultati E differenti. anche grammature Quindi diverse? Anche grammature diverse o sì. solo prodotto? Quindi poco più di mezzo grammo? Sì, più o meno sì. Ok, mezzo grammo che è Quindi il classico quantitativo che uno inizia di solito quando è nato e si mette a mezzo grammo più o meno. sì, ma difatti me l'ha detto il mio coach, posso farti diventare enorme in un anno e mezzo, ma non è questo il mio No, obiettivo. beh, Difatti mi ha fatto cominciare. già con mezzo grammo da natural penso che già l'hai sentito e Sì, mi hai però confermato. no, sicuramente l'ho sentito, però vedi anche te gente su Instagram che da un anno ti passa da così a essere grosso come una casa e lì dici, Ah, lì dici. forse lì le quantità sono un po' più alte. Sì, allora, tieni conto che ho fatto di quei 6 mesi lì in pre-gara, gli ultimi 3 sono stati di taglio, tutti fatti con la preparazione. Quindi diciamo che allora 3 mesi di taglio, sì, e anche il mese e mezzo precedente. Quindi ho fatto un ciclo che mi è durato 4 mesi e mezzo. Senza Perché staccare? da senza staccare, perché ho fatto in bulk 1 mese e mezzo di preparazione. E poi ho attaccato subito con la preparazione per il taglio, perché diciamo che un anno fa questa cosa del gareggiare di gareggiare in Rimini Wellness non era prevista, è saltata fuori un po' dopo, quindi è stata una cosa diciamo affrettata e abbiamo dovuto stringere i tempi, quindi mi sono fatto un ciclo diretto di 4 mesi e mezzo. Quindi ci facciamo queste 18 settimane che culminano, che terminano con la gara, immagino. Esatto, ho staccato tutti i prodotti una settimana prima della gara perché. Ritenzione, per un discorso di ritenzione, Esatto, immagino. Ok, per un discorso proprio di ritenzione. perfetto. Ed Ok. ora sto continuando e sto portando i campionati italiani a Bussolengo, come ti ho detto prima, totalmente pulito, cioè non ho più assunto niente neanche a livello di orali perché sarebbe inutile riempirsi di acqua ora e arrivare là più morbido. Quindi dalla settimana prima del Rimini Wellness ho staccato tutto e basta. Ed ora, come ti dicevo prima, 4 mesi e mezzo di preparazione, 4 mesi e mezzo di stop. Ok, Ripulire l'ultima il gara fegato, tutto il quando ce l'hai resto. l'ultima gara? Ah, Bussolengo questo sabato. Dopo questo sabato. mi Questo sabato. fermo in fatto di gare e porterò Rimini 25 l'anno prossimo. Ma quindi, perdonami, a questa gara ci arriverai dopo quante settimane che hai staccato in totale? 2 settimane completamente off? Allora no, perché Rimini Wellness era inizio mese, quindi Quasi un sono mesetto. sì, più o meno un mese di off. Ah, un mese, cioè ti prendi sul palco con un mese, in questo mese di off, però
avrei perso qualcosina, va bene il discorso ritenzione, però qualche Sì, muscolo. sicuramente la condizione non è come quella di Rimini, però preferisco arrivare là un attimo più morbido, ma sapere di svegliarmi il giorno dopo, cioè non so se hai così intendo, cioè, se hai capito cosa Certo, intendo. certo, certo, certo. Preferisco fare qualche posizione in meno, divertirmi, ma stare più tranquillo. Certo. Quindi vedo che al tema di queste gare farai ovviamente dei controlli. Hai utilizzato diuretici Ho assunto diuretici per 3 fine settimana consecutivi, che erano i 3 fine settimana prima di prima Rimini. della gara? Ah, soltanto il weekend prendevi Esatto. diuretici? Sì, anche perché cioè, è troppo pesante continuare con i diuretici, più che altro per il fatto che ti mantengono sveglio, sei sempre in bagno, cioè era improponibile. E quindi li ho tenuti il fine settimana. Assumevo Quanto? una pastiglia il venerdì, una pastiglia il sabato. Hai visto un miglioramento della Esattamente. condizione? Acqua, sale, come lo gestivi col diuretico? Assumevo la prima pastiglia il venerdì sera alle 10 e per 10 ore restavo senza acqua e quindi da lì pisciavo fuori tutti i liquidi che avevo addosso. Il sabato mattina alle 10, quando potevo ricominciare a bere, fino alle 10 la sera mantenevo solo un litro d'acqua che potevo bere e poi alle 10 la sera del sabato un'altra compressa di diuretici. E fino alle 10 della domenica mattina non assumevo liquidi e dopo da lì riprendevo con la mia solita idratazione. E ho fatto Okay. 3 fine settimana così. E visto il miglioramento della condizione è importante a livello di definizione? Allora, il primo diuretico che ho, cioè il primo fine settimana che ho fatto diuretici, sicuramente sì, perché non avendoli mai assunti, cioè la differenza si vede, la condizione Però cambia. poi durante la settimana ti idratavi, quindi scusami, tra un weekend e il successivo, dato che usavi diuretici solo il weekend, tra un weekend e Ok. l'altro, poi non. Cioè, che senso aveva farlo per 3 settimane? Di solito il diuretico, da quello che so, si utilizza più proprio le ultime ore, gli ultimi giorni, e anzi è una pratica che adesso anche ad alti livelli non è che si utilizza tanto, un pochettino old school come approccio, anche perché tu, spero che tu sappia, che quando senti un culturista che muore, muoiono tutti gli diuretici. Lo sapevi Sì, sta no, cosa? Ok, certo, perfetto. sono Sai per, ma consapevolissimo di sa, ma... questa cosa. Ma sai perché si muore di diuretici? No, Magari non bene come te, però se vuoi spiegarmelo, ma sì, no, è dato che molto sono semplice. No, curioso, guarda, guarda, no, son curioso di queste cose. Quindi è drammaticamente se semplice. puoi Tu con... insegnarmi, Certo, no, 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 super volentieri. benissimo. Guarda, è molto semplice. Praticamente, le contrazioni muscolari del nostro corpo avvengono tramite un enzima che si chiama l'enzima pompa sodio potassio, che è un enzima che porta a far entrare e uscire tutte le sostanze dalle cellule. Tu, nel momento in cui utilizzi un diuretico, squilibri il quantitativo di sodio e potassio a livello di membrana cellulare, e questo può portare a dei crampi, banalmente. E se questi crampi ti vengono al cuore, sostanzialmente un infarto. Ti disidrati il weekend, ma tempo che è arrivato il weekend, ti idrati. Cioè, quindi che senso ha le 3 settimane? Da profano, e Allora, parlo da pro ti faccio cioè, domande da no, profano, eh. certo, tranquillo, ci Cioè, da mancherebbe. uno che ragiona sulla Allora, biochimica, mi faccio delle domande, poi ribadisco, non sono un preparatore, non utilizzo, non ho mai visto. Però mi faccio questa domanda che non mi torna. essere sincero, non ho fatto questa domanda al mio coach. So anch'io che vanno presi sostanzialmente prima della gara proprio per tirarti, però secondo me l'ha fatto più per un fatto che essendo la prima dieta ho dovuto perdere tanti chili perché ero tanto sporco. E Sì, ma i chili secondo che tu mi me. perdi, scusa se ti interrompo, a 3 settimane i chili che perdi in quel weekend, essendo liquidi, durante la settimana che bevi normale, ti reidrati. Certo, li recuperi. Cioè, quindi dico, Li recuperi, certo. se proprio dobbiamo usare il diuretico, utilizziamolo il giorno prima della gara, non 3 settimane prima che ti disidrato, poi ti idrato, poi ti disidrato, ti idrato e poi ti ridisidrato. Cioè, non capisco questa ciclizzazione del diuretico, onestamente. Guarda, come ti ho detto prima, non ho fatto domanda al mio coach riguardo questa cosa, però Falla. secondo me l'ha fatto. Sì, sicuramente Approfondisci adesso che ne parliamo, approfondirò. perché ho detto già il diuretico, ti dico io se posso, anche perché ti dico in gara stavi bene, per l'amor di Dio stavi bene, sei un ragazzo giovane, hai una bella genetica, un bello shape, però ti dico, io sono arrivato molto più tirato senza aver mai visto diuretico.
Capisci? Quindi qual è la discriminante? Certo. Qual è la discriminante secondo te? Che io mi alleno, Tutto. che io mi alleno, che, no, te la dico io, che io mi alleno da 11 anni. Cioè, ora che arriviamo appunto Quanto al sì. nocciolo, cioè, secondo me, vorrei sapere il tuo pensiero. Ribadisco, un bel fisico, una bella genetica, da quello che dici, tanta passione, accennavi al fatto che vuoi farne un lavoro, giusto? Anche vuoi fare Esatto, personal esatto. trainer. Però ti dico, quello che io ho visto, ho detto, cazzo, quando ho visto un bel fisico, ma secondo me potevi arrivarci anche da natura. Tu cosa ne pensi di questa mia affermazione? Allora, sicuramente potevo arrivarci da natural, ma come ti ho detto all'inizio, Avevi fretta? mi piacciono. No, non avevo fretta. Mi piacevano, cioè mi piacevano e mi piacciono determinati tipi di fisici, e quindi se voglio arrivare a quei livelli lì, ho detto tanto vale cominciare. Perché va bene che potevo portare una bella condizione, come dice da natural, ma siccome voglio arrivare a certi volumi, ho preferito cominciare subito. Però tu Il discorso va fatto. potevi anche raggiungere il fisico che hai portato in gara, puoi raggiungere quei volumi che volevi, quindi avevi Certo, fretta, quello cioè, sì, senza ombra di dubbio. possiamo dirlo che avevi fretta, perché ti dico, perché la risposta che tu mi dai è io voglio raggiungere quel fisico, sì, ma io ti dico, quel fisico comunque era un fisico che esce dal canone natural. Quindi, tu immagina di scalare una montagna, ok, sei arrivato a questa altezza, ok, scegliendo l'altro mondo per risparmiare il tempo. Per quello io ti dico che avevi fretta, che non è una frase per sminuire quella che è la tua passione, sminuire il tuo percorso. Ah no, È certo, ci mancherebbe. fattuale, perché nel momento in cui tu riconosci il fatto che quella è una condizione che potevi raggiungere da natural e anche secondo me superare, ma tu hai scelto di iniziare prima, hai voluto un pochettino accelerare questo percorso, secondo me. E questo non è per Allora, giudicarti, Edo, no, non ti sto certo. giudicando, cioè sto ragionando come se fossimo due No, amici ma che ci infatti prendiamo, sono cioè come se tranquillissimo. fossi mio fratellino più piccolo, io ho 28 anni, Certo. te sei del 2002, io 96, quindi non sono né troppo vecchio, però qualche anno in più di te, no? Quindi così cercando di ragionare Sì. insieme. No, ma te l'ho detto, sono tranquillissimo, io non mi altero per nessuna, cioè, Capito? anche se dovessi provocarmi, sono l'ultimo No, che si alza, no, cioè, qua, ma sono qua, tranquillissimo. ma no, ma va, ma figurati, se qua mi ho detto l'ospite è sacro. Dove vuoi arrivare? Dove vuoi arrivare? Ma Ora sogna più come... grande che puoi, Edo, senza paura. A me piace sognare. Io sono uno che ama i sogni, ama i racconti e i viaggi, quindi io in primis sogno in grande. A livello di sogni ti direi Mister Olimpia, cioè la prima cosa che mi viene in mente. E per ora ho in mente di prima di tutto diventare personal trainer e secondo di arrivare in IFBB, in Pro League, diventare professionista. In che Questo è il mio categoria? Ah, obiettivo. Bodybuilder. open Bodybuilder proprio? perché sì, ma proprio per via del fatto della mia linea, che non mi permetterebbe di vincere in altre categorie. Se volessi partecipare per dirti a un classic, va bene, ok, lo posso fare, ma a parer mio non avrei i risultati che potrei ottenere nel bodybuilding. Quindi punto Ok, ma direttamente alla questa è categoria una. open. Ah, ok, da una parte come dire, mi sorrido perché è la mia categoria preferita, dall'altra mi domando, ma queste tue considerazioni sono figlie di una tua analisi del fatto io posso vincere come open, come classico non fa per me, o è una considerazione figlia magari del tuo preparatore o di qualcuno vicino a te? Allora, una considerazione sia esterna che mia. Inizialmente esterna, derivante dal mio coach, perché ovviamente Immaginavo. avendo più esperienza, mi ha detto questo. Infatti, si è portato per la categoria bodybuilder. Io faccio: ma no, voglio fare il classic, voglio fare il classic. Mi fa: vedrai, vedrai. E dopo, sviluppandomi piano piano, vedendo il mio fisico come cresceva. Ho capito anch'io che se volevo combinare qualcosa dovevo gareggiare in quella categoria lì. Perché Chiaro. proprio diciamo che parer mio, poi per qualcuno può anche non esserlo, però parer mio proprio a livello di linea, di come è fatto il mio fisico, è portato per quella categoria, cioè non per il classic. Ok, sì, diciamo che dimmi. Anche perché per dirti in quel breve periodo di bulk che ho fatto ho messo 33 kg. Ok.
Sì, diciamo che il discorso l'open sicuramente è una categoria molto impegnativa, come sai, dove forse è anche un po' difficile, secondo me, a un'età così giovane, pronosticare il fatto che possa essere una categoria adatta, perché sì, 30 kg, quello che vuoi, però la open vuol dire che tu, quanto sei alto mi avevi detto, 1,80 m? 1,80, sì. 1,80 vuol dire che tu un domani devi arrivarmi, boh, 130-140 kg più o meno. Più o meno sì, le cifre sono quelle. E come ti immagini a quel peso? Cioè, hai consapevolezza di quanto sia una vita diversa nel quotidiano, magari far fatica a fare le scale, trovare una maglietta, cioè una fisicità del genere, al di là del fascino da spettatore, come te la immagini? Perché anche io guardo una gara di bodybuilding, dico wow, no? Però poi su me stesso dico Certo, cazzo, certo. cioè è una vita bella impegnativa, cioè sei consapevole di quanto questa scelta negli anni comprometterà, diciamo, il tuo quotidiano. Cioè, sono consapevole di questa cosa, quindi non mi creo neanche tanti problemi, ma sarebbe stupido crearmi dei problemi proprio per il fatto che ho deciso di intraprendere questo tipo di percorso. Sono consapevole dei rischi a cui vado incontro e quindi farmi paranoie, lamentarmi o comunque preoccuparmi di quello che mi potrebbe succedere in futuro non servirebbe a niente perché è la mia, cioè, diventerà parte della mia vita. Cioè, è questo che mi porta avanti, capito? Il fatto proprio Diventare di distinguermi dalla massa e diventare qualcuno. qualcuno per distinguerti dalla massa, ma quindi per te stesso o per il riconoscimento che Per me arriverebbe dagli stesso. altri? Per me stesso, perché diciamo che secondo me questa cosa del bodybuilding trova fondo perché in famiglia non ho nessuno che pratica sport, nessuno che segue diete, ok? E secondo me trova fondo dal fatto che io inizialmente da piccolino ero cicciottello, a scuola ero sempre preso in giro, ero quello diverso, no? E secondo me questa cosa del fatto del bodybuilding, di allenamento fisico scolpito, è più una rivalsa, diciamo. Quindi è tutto prettamente per me, niente per le persone esterne, solo per me. Sto facendo tutto per me. La mia voglia di farmi il culo tutti i giorni per raggiungere un obiettivo qua sopra che il 90% della gente non ha. Cioè, il 90% della gente non riuscirebbe mai a fare quello che faccio io, quello che fai te o quello che fanno altre persone che c'erano a Rimini Wellness, che ci sono altre gare. Cioè, quello che voglio farti capire. Io voglio farmi conoscere, ma per quello che sono Però realmente. tu hai detto vuoi Quindi farti conoscere, però prima mi hai detto, quando hai detto ma lo fai per te, diventare qualcuno per te stesso o per gli altri, io mi metto per me stesso, però ora dice che vuoi farti conoscere, quindi farti conoscere verso il mondo esterno, verso gli altri. Io non ho ancora capito cosa intendi diventare qualcuno, cioè una persona nota, una persona famosa, una persona di successo, cioè cambiare la tua vita, cioè Sì, sviluppiamolo meglio. cambiare la mia vita, ma questo cambiare la mia vita intende realizzare degli obiettivi che mi sono posto inizialmente, come per dirti, all'inizio avevo l'obiettivo di gareggiare, ci sono arrivato, ho gareggiato a Rimini. Adesso l'obiettivo di diventare personal trainer e l'obiettivo successivo quello di passare a professionista. Questo è il mio realizzarmi, il mio farmi conoscere. Quello che intendo io, farmi conoscere realizzando gli obiettivi che avevo in mente io, cioè quindi facendo, ma questo tutto per me stesso comporta al farsi conoscere dalla gente, perché una determinazione come la mia, scusa se me ne vanto, una determinazione come la mia non la trovi in tante persone e quindi questo porta inevitabilmente a farti conoscere. Le persone vicine a te ti sostengono, amici, non so se hai una fidanzata, familiari, chi ti sta intorno che è fuori dall'ambito, quindi lasciamo stare il tuo coach, il gym bro, cioè chi ti è vicino, che è nella Ok. tua sfera personale, che magari, non so, anche perché non so, magari tu sei giovane, magari immagino vivi ancora magari con i tuoi genitori, sono a conoscenza del tuo percorso, Sì, questa mi interessa, in questa fase conclusiva vorrei entrare proprio nella tua persona. Se va posso, ecco, bene, va bene. Cioè, senza no, essere senza troppo problema, senza invasivo, problema. perché mi interessa Allora, particolarmente. a livello di amicizie. Inizialmente erano un po' scettici, erano un po' preoccupati così perché, sai, l'inesperienza, cioè, non conoscevano questo mondo,
e quindi erano un po' preoccupati e mi dicevano stai attento. Mentre invece a livello familiare, partiamo dal presupposto che i miei genitori sono separati, vivo prettamente con mia mamma, vedo meno mio papà, e quindi la prima a venirlo a sapere è stata mia mamma, che è stata una cosa un po' così, perché io lasciavo in parte del divano sto boccettino di con le pastiglie, e nella speranza che lei andasse proprio a vedere, no? Senza doverglielo Ah, dire, quello sarebbe volevi stato farti tutto beccare, volevi farti beccare. esatto, senza doverglielo dire, se quindi capisci che giro che ho dovuto fare. E c'è stato quel giorno che è andata su internet, si è informata, mi fa, ma questo, faccio, poi guardo, mamma, ho iniziato questo tipo di percorso, io ho fatto il discorso così, mi fa, e poi per fortuna mia mamma è molto, molto aperta mentalmente e mi ha detto, guarda, non sono propenso a queste cose, però hai 18 anni, sei maggiorenne nella tua vita, puoi fare quello che vuoi, ti sosterrò sempre, però stai attento. E questo è stata la Che reazione di mia dolce. mamma, quindi esatto. Quindi la ringrazio anche perché mi è corsa dietro in questo periodo di dieta in cui sono diventato insopportabile. Mi preparava da Sembrava. mangiare quando non riuscivo, comunque mi sosteneva sempre. Viva le Mentre mamme. invece da parte di mio papà ho un rapporto diverso, ma più per il fatto che all'antica, diciamo, cioè non è molto aperto. Infatti, anche per dirti il tatuaggio che ho sulla schiena, non gliel'ho detto tipo per un anno e mezzo, per dirti, finché non è salito fuori tutto un casino che non so qua spiegare, Se non ti preoccupare. nel quale io ho annunciato tutto: tatuaggio, piercing, preparazione, tutto il resto. Ah, hai E aperto da il vaso di lì, Pandora e ok. sì, esatto, è stato un putiferio. C'è stata una settimana in cui proprio non gli parlavo, non lo chiamavo, Sì. lui mi scriveva, non gli rispondevo. Dopo mi sono deciso a rispondere perché d'altronde è mio papà e piano piano con la calma, prima volta nella sua vita in cui mi ascoltava, gli ho spiegato tutte le cose come stavano e che a prescindere dalla sua idea o comunque dai suoi ideali, io avrei continuato per la mia strada e non mi sarei fermato. E Ok. poi a livello di tipa, cioè a livello di fidanzata, avevo una ragazza che ora non ho più, e lei cioè, mi appoggiava, non è che mi ha detto no, ti mollo perché mi ha detto, anche lei mi fa, è la tua vita, decidi te, io ti sosterrò sempre, però stai attento. E questo è un breve recap di tutte le persone Quindi vicine che nel ho avuto, quindi complesso diciamo abbastanza abbastanza positivo. positivo. Guarda, un viaggio veramente, Edo, ti ringrazio, veramente Ci mancherebbe. interessante. Interessante perché ti dico qua, questo in Attica, sta appunto anche nel logo, le maschere, proprio perché noi siamo stufi, noi tutti, noi intendo io e chi come te Sì, viene qua, siamo un esatto. po' stufi di vedere personaggi. Io come vedi, sto investendo proprio su persone interessanti. A me non me ne frega un cazzo di portare qua l'influencer del turno sul mio canale, io sono l'unico del fitness praticamente che ho parlato Lazzarina, cioè, ma non me ne frega un cazzo di sta roba, io voglio portare persone che abbiano Sì, no, no, delle certo. storie da raccontare, che penso che la tua storia sia stata molto molto utile. Secondo me sei un ragazzo giovane che stimo sicuramente per il tuo mindset, che non è da tutti, Grazie mille. perché comunque non è banale fare certe scelte. Io quello che spero che nel tuo percorso, quello che ci sia sempre è la lucidità delle scelte che fai. Perché banalmente io ti dico, ho visto tanti, io ho detto, io mi alleno dal 2013, ho iniziato ad allenarmi e ho visto nel mio percorso tanti amici che hanno fatto un certo tipo di scelta da giovani dove si fidavano del proprio preparatore. Io ora, lungi da me dal dire, dal giudicare il tuo preparatore, anche perché io non ho le competenze per poterlo fare. Quello che posso, che consiglierei a chiunque, come se fossi mio fratello più piccolo, cerca sempre di informarti, magari sentire anche più voci, fatti delle domande. Prima, per esempio, ho fatto quella domanda del diuretico, magari chiedi qualche consulto, chiedi a qualche atleta magari un po' esperienza, ma scusa, ma è normale fare questa Certo, cosa qua? certo. Ti faccio un'ultima domanda e poi dire che chiudiamo, anche perché ti ringrazio, Edo, perché mi hai dato veramente una disponibilità lunghissima. Io perdonami, ma vedi, a me, guarda, queste chiacchierate, Tranquillo, veramente, tranquillo. il tempo vola e ti garantisco che mi hai lasciato veramente Certo, tanto. non Mi te ne accorgi poi. hai lasciato veramente tanto. Ti garantisco che sono super, mega, iper soddisfatto, a prescindere dal contenuto, proprio per quello che mi ha lasciato. Vorrei chiudere con questa domanda. Se tu domani mattina
ti svegliassi con il fisico che avevi prima di iniziare palestra, dal punto di vista mentale, cambieresti come persona? Sincero però devi essere. Se domani mattina mi dovessi svegliare Se come prima di 60 kg, cominciare palestra, domani mattina ti svegli 70 kg con la pancia senza muscoli. Saresti sempre penso l'Edoardo con che questa muoio forma di nella testa. infarto. Penso che muoio di infarto prima di ragionare. Grazie. Probabilmente la reazione sarebbe questa. No, Sai. comunque, se dovessi svegliarmi realmente, come dici te, alle condizioni da cui sono partito, col mindset che ho ora, allora Riusciresti a mantenerlo quel avrei. mindset con quel fisico? Sì, ti dico di sì E rifaresti perché tutto. rifarei tutto, No, ricomincerei subito quello non ho dubbi, però appunto mi domando perché ti dico, secondo, concludo con questa perché che. più che altro ho proprio una paura mentale di tornare a come ero prima. Vedi, Quindi è lì che volevo andare, amico mio. Sta parte qua non so neanche se la mettiamo, ma è una cosa che voglio dirti, perché risate ok. molto lunghi. Io sono della teoria, ti lascio con questa, ribadisco, che è un mio pensiero che non mi interessa neanche sapere la tua risposta, voglio soltanto salutarti con questo mio pensiero e sperare che se tu hai voglia di dormirci sopra o magari dire Matteo Trainer che coglione mi ha rotto il cazzo per un'ora e mezza, No, ci mancherebbe. mi fa la paternale proprio sto qua. Vabbè, il mio pensiero sul mondo natural enhancer del nonno, io penso che tutti noi siamo entrati in palestra per dei traumi, per stare meglio, per trovare un certo tipo di solidità emotiva, psicologica e sicurezza. Quello che ho visto in 11 anni che vivo questo ambiente, conoscendo tante persone, quella che è la media è che nel 99% dei casi, quindi non sempre, nel 99% dei casi, il natural ci mette molto più tempo a colmare le proprie insicurezze, ma una volta che le colma sono guarite, un po' come una ferita che si chiude, un po' come un buco in una barca che viene completamente Sì, la sì, sì. Ok, barca aggiustata in molto più ho tempo. compreso. Secondo me invece nel mondo enhanced, per la mia esperienza, nella maggior parte delle persone che ho conosciuto, ci sono dei disagi, dei traumi, tali per cui c'è urgenza di tappare questo buco e quindi non si costruisce più la nave da zero, ma si mette un tappo. E la mia paura è che una volta che poi questo tappo viene tolto, la nave rischia di affondare. Io quella domanda lì l'ho fatta in maniera ben precisa perché io, per esempio, penso di poterti dire con tutta onestà intellettuale che se domani mi sveglio come quando ho iniziato, mi girerebbero parecchio i coglioni perché ci ho messo 11 anni, ma penso che l'uomo che sono oggi sia ormai abbia in qualche modo lasciato spazio per sempre da una parte al ragazzino che ero. E questo io ti lascio con questa massima, non mi serve neanche che tu me la commenti, voglio lasciarti con questa massima, se hai voglia, in privato, se hai voglia. Domani mi mandi un messaggio e mi dici il tuo pensiero in privato e resterà privato. Che ormai l'ambiente è talmente saturo e inflazionato, dove perché io che magari provo a fare informazione, se qualcuno mi chiede una cosa che non so, semplicemente io rispondo: guardate ragazzi, su queste cose non sono preparato. Cioè, chi è preparato su tutto o qualche cazzata per forza la Nessuno. dice. Non si può, no, ma non si può essere preparati su tutto. Poi vedi altre persone che semplicemente perché sono più seguite, magari dicono il tuo contrario e smontano completamente quello che tu fai di buono, che è quello che è successo a me quando è il vecchio canale YouTube, di cui non voglio neanche dire il nome.